Cari amici, oggi per questa puntata di Feeder in Tour siamo in un contesto naturalistico ambientale di straordinaria bellezza, il lago di Bolsena. Siamo qui per insidiare a Feeder Fishing i bellissimi cavedani, tinche, soprattutto tinche e carpe di questo lago. Alessandro e Diego sono del gruppo LBF Tuscia, quindi sono del posto. Io ne approfitterei di Alessandro per chiedere un po' di indicazioni sul lago. Allora, il lago è un lago di origine vulcanica che si è formato all'incirca 300.000 anni fa e ha un'ampiezza di 113 km quadrati, cioè uno specchio d'acqua abbastanza ampio, con una profondità di 151 metri nel punto più profondo e una profondità media di 81 metri. Ha un emissario principale che è il fiume Marte, che poi sfocia direttamente al mare. Pieno di tinche, carpe. Speriamo che ci siano tinche e carpe. Carpe importanti. Il luogo è veramente stupendo, tra l'altro è un luogo di villeggiatura, giusto Diego? Sì, esattamente, è un luogo, tutti i paesi intorno al lago di Bolsena sono a forte vocazione turistica, molti campeggi, alberghi, ristoranti, quindi diciamo, c'è un indotto. Qui esattamente siamo? Qui siamo a Capodimonte. Siamo all'esterno del porto di Capodimonte, parte esterna perché all'interno è vietato pescare. Come regolamento qui ci vuole la licenza, giusto? Sì. È sufficiente la licenza categoria B. Categoria B acque interne, sì. Perfetto, limitazioni non ce ne sono particolari, si può usare anche il bigattino. Sì, bigattino, pastura, lombrico, mais, quello che. Perfetto, noi speriamo di raccontarvi anche oggi una splendida giornata di pesca. Noi abbiamo già le nostre tre canne in acqua, poi nel proseguo della puntata vi parleremo delle montature e dell'attrezzatura. Abbiamo fatto in tempo a finire la presentazione di questo video e già abbiamo avuto una partenza, stiamo pescando naturalmente sotto, marginal, dovrebbe essere una tinca. Ecco, vabbè. Vetta del lago di Bolsena, già una bella taglia questa. Guardate che colore, adesso ve la facciamo vedere. Grazie alla collaborazione di Alessandro che ce l'ha guadinata, guardate che bellissima tinca. C'ha dei colori stupendi. Noi aspettiamo naturalmente quelle un po' più grosse di queste. Vedete come riempire i nostri pasturatori open end, che abbiamo nastrato e chiuso da una parte con del nastro adesivo. Una volta innescato il nostro corto terminale andiamo a riempire il pasturatore di bigattini. Verso la fine andiamo ad adagiare il nostro amo innescato all'interno in modo che si confonda con i bigattini e andiamo a chiudere con un tappo di pastura senza pressare troppo, perché è fondamentale la giusta pressione per evitare che il contenuto rimanga troppo tempo all'interno del pasturatore. Avendo sondato in precedenza abbiamo notato che praticamente dai 5 metri in poi c'è un letto di alghe e quindi sarebbe quasi inutile andare a pescare in mezzo a questo letto di alghe. Abbiamo deciso quindi di improntare la nostra pescata qui nel sottoriva a circa 2-3 metri dagli ultimi scogli. Ecco, lì. Oggi pescheremo esclusivamente a pellet feeder con i bigattini, come avete potuto vedere, e abbiamo messo in pesca tre canne, tutte differenti, partendo dal Concept TB ad azione light, 12 piedi, l'Almiraglia di casa Dubertini, la R18, 12 piedi, medium light, e poi una canna un po' più potente, perché qui comunque ci sono bellissime carpe, la Excess da 13 piedi ad azione medium. Oggi siamo su degli scogli, quindi il panchetto
non ce l'abbiamo con noi, dobbiamo ottimizzare sia l'attrezzatura che ci portiamo sul luogo di pesca, ma anche sia le montature, renderle tali da poterle cambiare, intercambiare facilmente. Adesso stiamo pescando a pellet feeder, cambieremo una delle canne, la monteremo a runner rig, con questo sistema, con questa guainetta andiamo a portarla sopra. Andiamo a togliere semplicemente dalla girella a sgancio rapido la nostra montatura pellet feeder e in pochi secondi possiamo cambiare tranquillamente il tipo, l'approccio pescante. Passeremo quindi al classico runner rig. Ecco. Andiamo a riposizionare la guaina, a coprire i nodi in modo da non costituire impigli per la nostra montatura e siamo già pronti per pescare con una runner rig scorrevole, terminale corto perché comunque qua essendoci alghe non conviene esagerare nella lunghezza del terminale. E possiamo tranquillamente passare da un tipo di assetto pescante all'altro in pochi secondi. Finalmente vieni, vieni, vieni vicino, vieni. Carpetta della rivea perfetta, guarda che belle, sono dei piccoli gioielli, poi con una colorazione bellissima, adesso vi facciamo vedere. Noi aspettiamo sempre quelle più grandi, una di queste. Adesso li lasciamo subito. Vai Alessandro. Un'altra tinca. E vai. Adesso vediamo la libertà. Bene cari amici, il tempo oggi che avevamo a disposizione era poco, alcuni bei pesci li abbiamo presi, in attesa dell'angolo tecnico in cui faremo vedere le montature, l'attrezzatura che abbiamo utilizzato, vi invitiamo a vedere alcune catture effettuate ieri, sempre qui dal lago di Bolsena. Bass. Ma che bello. Anche i bass. Ma che bello. Bass a pellet feeder.
potrebbe essere lei stavolta, dai. Ma vieni qua. Una canna, scusa. Ecco le ticche di Bolsena. Ecco, una bellissima calpetta, guarda che bella, veramente bella, del lago di Bolsena. Adesso le lasciamo subito. Il pasturatore è rimasto incastrato. Un'altra carpetta che è andata a prendersi un po' di alghe sul fondo. Ah, bellissima anche questa carpetta, guardate che colori. Quel ciuffo di erbe sicuramente non ci facilita il compito, guardate, però siamo riusciti comunque a farla venire fuori, no. Ecco che ci sta aiutando Alessandro, l'abbiamo dovuto seguire sugli scogli, del fuoco non cadiamo, però alla fine. Eccola qua. La bellissima carpa del lago. Guarda che bella. Ci ha fatto penale, però alla fine siamo riusciti a livrea perfetta, colori stupendi. Adesso diamo subito la libertà, ecco che Alessandro procede al rilascio in quest'acqua trasparente, guarda che bella, ecco che va via, perfetto, guardate, lo riusciamo a guardare anche a distanza di 4-5 metri, ecco una bella tinca, no, no, no. Vai, verde scuro, arancione sotto, questi sono veramente pesci stupendi, spero che non mi scappa adesso. Allora, per l'angolo tecnico partiamo dall'attrezzatura che abbiamo utilizzato, le canne, la Concept, come avete potuto vedere, la R18 12 piedi medium light e poi la Concept TB 12 piedi light, insieme alla Access 13 piedi medium. Queste sono state le tre canne che abbiamo utilizzato in questi due giorni. Partiamo dal materiale utilizzato per la costruzione della nostra montatura a sostituzione rapida. Il tubicino che dobbiamo utilizzare per coprire poi i nodi della girella e quella della montatura che andremo a collegare, abbiamo utilizzato l'MC Flex Rig Tubing da 1 mm. Questo è molto morbido, si presta a questo tipo di utilizzo, basta tagliarne la lunghezza, deve essere tale da poter coprire sia la girella con sgancio rapido relativo nodo che la solina della nostra montatura. Abbiamo pescato esclusivamente a pellet feeder, quindi abbiamo utilizzato degli open end scorrevoli, quindi con la possibilità di montare appunto in line la nostra lenza. La montatura è quella molto semplice da realizzare, basta inserire da questa parte il monofilo proveniente dalla canna, uno stopperino e poi girella con a sgancio rapido, dove collegheremo i nostri terminali che sono comunque di dimensioni veramente ridotte, circa 10 cm. Per i terminali abbiamo utilizzato lo 016 168 del Next Fluorine,
che ci dà tante garanzie, poi come ami invece la serie 2 da 9 nella misura del 12 da 14, terminale corto di circa 10 cm. Bene, da cari amici, da Lago di Borsena abbiamo trascorso due splendide giornate di pesca a Feather Fishing, abbiamo catturato comunque pesci stupendi, siamo quasi a metà settembre, quindi la stagione non è proprio quella ideale. Abbiamo effettuato a luglio un'altra sessione in cui le tinche erano molto più in attività e ne abbiamo preso veramente tantissime. Comunque in due giorni ci possiamo ritenere soddisfatti, pesci stupendi, livree veramente impeccabili, sembravano quasi disegnati per quanto erano belli. Io ringrazio Alessandro. Piacere. Diego che ha dovuto andare via per questioni di lavoro. Vi invito a venire a trascorrere qualche bellissima giornata di pesca magari insieme ai vostri familiari, perché qui veramente è un vero angolo di paradiso dove godersi un po' di relax e catturare le tinche, i cavedani e le carpe di questo splendido lago. Noi vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo appuntamento con Feather Fishing Tour.